Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Attenzione! Il video contiene personali supposizioni, non pretendo di dire la verità ma di condividere un'ipotesi personale dettata da semplice curiosità. Buona visione! Nelle giornate di non so quando perché ero in vacanza, sono uscite su un sito particolare dedicato al merchandising Pokémon alcune informazioni, alcune immagini abbastanza controverse riguardo ad alcuni gadget. Difatti possiamo e potete ammirare alla vostra destra nonché alla mia sinistra queste immagini raffiguranti alcuni gadget, molti dei quali, anzi diciamo alcuni dei quali, censurati con un punto di domanda. La community Pokémon ha cercato di sbizzarrirsi per trovare un significato a tutto ciò. Io purtroppo, essendo in vacanza, non ho potuto farlo, ma appena tornato ho analizzato, ho cercato più o meno di analizzare le immagini per cercare di trovare un qualsivoglia senso alla questione, in sostanza. Ed effettivamente sono giunto ad alcune conclusioni che personalmente ritengo abbastanza probabili, ma andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Iniziamo dunque, ragazzi, con questa immagine che è forse una delle ultime uscite. Ora non sono molto informato, ma dovrebbe essere all'incirca l'ultima più o meno. Comunque abbiamo qua 4 Pokémon, ossia Slivalli, Necrozma, Niligo e Tapu Bulu, e poi abbiamo 3 Pokémon censurati. Ora, alcuni hanno ipotizzato che due di essi potessero essere le due nuove versioni di Solgaleo e Lunala, ipotesi sicuramente non da scartare e anzi molto probabile. Ma di cosa stiamo parlando per quanto riguarda la terza? Abbiamo, ragazzi, 2 punti di domanda di fianco a Necrozma e Slivalli. Potrebbero essere tranquillamente loro i nostri Solgaleo e i nostri Lunala fusi a Necrozma. Ciò che ha attirato la mia attenzione però è stato quell'11 post sul primissimo Pokémon censurato, 11 che vediamo anche in Necrozma. Ora non so cosa voglia esattamente significare, né tantomeno so se qualcun altro ne ha già parlato, ma il fatto che ci siano due 11 lì mi fa pensare che quel Pokémon lì possa essere una forma di Necrozoma particolare, che poi non è Necrozoma, è Necrozma, è sempre stato un mio difetto, porca troia, svegliati figliolo mio. Ma come stavo cercando di dire prima, questa nuova forma non può assolutamente essere una tra Solgaleo e Lunala, perché avrebbe avuto davvero poco senso metterne solo una censurata e non entrambe. È più probabile che siano entrambe censurate per quanto riguarda i due punti di domanda vicino a Necrozma, mentre il punto di domanda in alto a sinistra potrebbe essere veramente una nuova forma di questo Pokémon, una forma magari primordiale, una forma che esisteva prima che questo Pokémon si assopisse sottoterra dopo quello scontro che è avvenuto ad Alola. Passando a quest'altra immagine, abbiamo, ragazzi, queste sorta di trottole, potremmo definirle, dedicate al mondo Pokémon, nella quale un Pokémon è censurato. In questo caso il Pokémon, la situazione più che altro è molto particolare, perché ci troviamo di fianco a Slivalli e abbiamo dei Pokémon messi sotto forma di trottoli che sembrano apparentemente casuali. Abbiamo Solgaleo, Pikachu, Slivalli e questo Pokémon incognito, e poi abbiamo Lunala, Niligo, Necrozma e un Golisopod, senza alcuna apparente ragione. Mi viene da pensare quasi che i Pokémon possano essere in un qualche modo collegati tra loro, intendo dire, le trottole rosse e le trottole blu potrebbero avere un richiamo tra di loro. Tant'è, ragazzi, che possiamo vedere nell'immagine a destra come queste due siano complementari. Ci viene fatto vedere in questo riquadro rosa come Solgaleo e Lunala possono essere scambiati di posto. Ora, stavo pensando, Slivalli è stato creato anche come più o meno potremmo dire una sorta di nuova ultra creatura, una sorta di nuovo Arceus, insomma ha a che fare in un certo senso con Pokémon di altre dimensioni, è nato nell'Ether Paradise, insomma la sua storia più o meno la conosciamo, e potrebbe essere legato tranquillamente con Niligo. Solgaleo potrebbe essere legato con Lunala, Pikachu con Golisopod. Questa in realtà è un po' una supposizione campata per aria, ma potrebbe essere semplicemente per il fatto che sono Pokémon comuni in sostanza. Sì, lo so, è particolarmente tirata come cosa, però volevo provare a cercare una sorta di spiraglio nel quale poter andare a sbirciare per cercare di capire quale potrebbe essere il Pokémon in questione. Questo Pokémon appunto censurato che a questo punto andrebbe a collegarsi con Necrozma. Necrozma che quindi potrebbe avere una sua nuova forma in questi nuovi giochi. Nuova forma che sarebbe tra l'altro in un qualche modo in sostanza confermata dal fatto che analizzando l'armatura posta su Solgaleo e Lunala troviamo alcune componenti mancanti.
è possibile dunque, ragazzi, che Necrozma avesse prima e soprattutto in questa nuova dimensione una forma totalmente diversa. È anche vero un'altra cosa però, potrebbe tranquillamente trattarsi di forme Alola, ma sinceramente tenderei ad escludere, almeno per questo singolo Pokémon in questa immagine, la questione, perché possiamo vedere come le trottole azzurre siano dedicati ai Pokémon più o meno comuni, tra le quali le forme Alola. Abbiamo un Jigglypuff, abbiamo un Sandshrew, abbiamo un Torracat, abbiamo un Komala. Mentre, ragazzi, nelle trottole verdi possiamo ammirare i nostri quattro Tapu. Quindi, secondo me, anche chi ipotizzava per certi versi una nuova forma di un Tapu nell'altra immagine potrebbe tranquillamente essere smentito, secondo me. Mi sembra veramente assurdo che un unico Tapu possa avere una nuova forma. E se no, se li avessero avute tutti e quattro le nuove forme, probabilmente non avrebbero fatto uscire queste trottole qua con i Tapu in questa forma. Detto ciò, ragazzi, questa è stata la mia supposizione principale. Secondo me questi Pokémon censurati, oltre a nascondere forse magari delle forme Alola nuove, perché poi ci sono anche altre immagini in giro per il web, secondo me potrebbero nascondere a loro volta una nuova forma di Necrozma che potrebbe apparire in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Quindi, ragazzi, come al solito in questi video, e ormai è d'obbligo, ci spostiamo al centro con la magia dell'editing. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori di YouTube. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed, cioè ogni giorno, quando YouTube gira, ricevere per l'appunto i feed che ogni tanto decide di mandare. Detto ciò, ragazzi, io vi auguro una buona giornata e noi ci becchiamo in un prossimo video. Qui alla mia sinistra, che poi è la vostra destra, il hanno ipotizzato che potessero quattro Pokémon che non sono censurati in questo no. La. On your knees. Hallelujah.